Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata dell'altra faccia. Questa sera ci sposteremo nei boschi, dalla Val di Merza alla Montagnola Senese, passando per il Chianti, perché è qui che sta avvenendo un taglio indiscriminato di tutti gli alberi, in maniera forse troppo silenziosa, ma non senza conseguenze. Insieme a Gaia del WWF di Siena che ringrazio innanzitutto di essere qui con noi e ci troviamo all'interno nel cuore di un bosco tagliato. Ecco, vogliamo far capire qual è il problema, le cause che potrebbero comportare da un punto di vista ambientale un disboscamento come questo? Dunque, allora, i problemi sono più, sono più vari eh, che eh, sommati insieme ovviamente possono provocare e recare dei gravi danni a livello ambientale. Eh, innanzitutto eh, a seguito di tagli boschivi eh, eccessivi, troppi, eh, esageratamente troppi eccessivi, abbiamo eh, innanzitutto una notevole perdita di biodiversità, quindi perdita di specie animali, eh, vegetali, eh, ma anche di eh, funghi, batteri che vivono. Nel terreno, nel suolo. Quindi il problema del taglio eccessivo dei boschi non è solo un problema di perdita in sé di alberi, che ovviamente già in sé è un problema molto impattante, ma ne consegue ovviamente una forte perdita di biodiversità, come spiegavo prima, e poi conseguentemente anche una perdita di servizi ecosistemici o anche chiamati benefici ecosistemici. Ecco perché mh, per, sì. nel paradosso diciamo così del, di un bosco, di una pianta, a differenza di quello che è il ciclo vitale dell'uomo, più invecchia e più porta benefici. Esattamente, sì, sì. Eh, Infatti i boschi, le foreste oramai è appurato dagli studi scientifici fatti negli ultimi anni, più invecchiano e più, eh, più lavorano bene, più ospitano biodiversità, quindi Ospitano un numero più elevato di animali, eh, di, di piante anche che vanno a comporre il sottobosco, di funghi, eh, di batteri, eh, quindi anche di microorganismi. E quali sono le situazioni sì. più critiche nella nostra provincia? Allora, le situazioni più critiche che abbiamo rilevato eh, sono eh, primariamente qua eh, sulla Montagnola. In questo, in questo importante versante collinare eh, di Siena, vicino a Siena, e poi anche eh, sui Monti del Chianti, quindi nel, nell'area più geografica eh, presente tra Siena e Firenze. Che poi per paradosso sì. sono anche due delle aree maggiormente evocate da un punto di vista turistico e io ho Esattamente, credo che sì. Questo... Paradiso fino a così, sì. da un punto di vista ambientale, abbia contribuito chiaramente negli anni a far incrementare quel turismo che è, è un motore dell'economia senese. Esattamente, e infatti qui ti ricolleghi eh, anche al discorso dicevo prima dei servizi ecosistemici: perché appunto i boschi, le foreste, con la loro presenza, ovviamente se ci sono, se sono presenti a livello naturalistico, ambientale hanno eh, il potere di richiamare le persone eh, non solo a livello turistico, che, che ovviamente è fondamentale e importante per la nostra provincia Siena, Uh, ma anche ovviamente uh, per tutto il turismo cosiddetto ambientale quindi anche il poter fare le escursioni uh, a livello ambientale all'aria aperta e questo ovviamente... Il essendo... famoso turismo lento Esatto, esatto eh, sì. Senta però ci sarà in uh, qualche modo una qualche legge che in qualche maniera legifera il taglio del bosco? Allora uh, sì c'è a livello regionale nella regione toscana c'è una legge regionale forestale eh, del 2000, che però purtroppo eh, a nostro avviso eh, risulta troppo permissiva eh, eh, nei confronti delle ditte appunto del, che possono eh, fare tagli eh, boschivi eh, proprio perché non dà limiti, eh, non dà limiti eh, sia a livello quantitativo de de degli alberi che possono essere eh, tagliati. Eh, e anche ovviamente poi sull'estensione degli ettari che possono essere tagliati, tant'è che infatti eh, un proprietario può arrivare addirittura a tagliare fino a 20 ettari di terreno, che sono ben 20 campi da, da calcio eh, messi insieme, che è una quantità veramente enorme e quindi possono essere appunto tagliati tutti insieme nella stessa stagione. Senta, qual è il rischio sì. più alto eh, da un punto di vista dell'uomo, di una cosa del genere? Beh, allora, eh, il rischio quello eh, diciamo primario è che chiaramente non avendo più la possibilità di avere mh, proprio uso dei boschi, eh, non è più possibile condurre attività di nessun tipo all'aria aperta. E anche questo oramai eh, è appurato sempre da, da, da tempo, dagli ultimi studi fatti, che condurre attività all'aria aperta a tutte le età dà benefici fisici ma anche psicologici. E poi eh, ovviamente viene, viene meno un patrimonio naturalistico eh, in sé, che eh, questo è importante che tutti noi iniziamo a capire che eh, abbiamo appunto eh, come proprietà nostra privata appunto, questo patrimonio naturalistico ambientale che dobbiamo difendere a tutti i costi. Da un punto di vista faunistico sì. quali sono state invece le conseguenze che avete riscontrato da questi tagli molto... Allora, eh, a livello faunistico eh, bisogna pensare che con un taglio eccessivo così di boschi, gli uccelli, ad esempio, eh, ovviamente non troveranno una minor quantità di riparo e quindi eh, magari alcune specie potranno andare incontro a estinzione oppure, nelle migliori delle ipotesi, andranno a cercare eh, aree più vicine, eh, altro riparo. E, e, così, e così anche tutti gli altri animali ovviamente possono eh, andare incontro a problemi eh, di questo tipo. Senta, come WWF sì. so che il vostro impegno è anche sul tema delle biomasse, in sì. che senso ce lo vuole raccontare? Allora, eh, nel senso che eh, noi eh, ehm, chiediamo come WWF eh, Siena, insieme anche alle altre associazioni, territoriali della Toscana come WF Livorno, Grosseto, Arezzo ad esempio, di eh, eliminare gli incentivi alle biomasse. Eh, e questo noi lo chiediamo grazie anche a questo progetto eh, Forests for Life Toscana che è nato nel 2019, eh, sempre a livello della regione toscana. Eh, eh, perché è nato questo progetto? È nato questo progetto proprio perché Facciamo del, proviamo a fare delle proposte, come appunto, come le dicevo, eh, l'eliminazione degli incentivi alle biomasse ma anche altre proposte eh, eh, proprio tramite questo progetto, eh, molto importante anche perché ci permette anche di eh, far sapere alle persone, ai cittadini, l'importanza dei boschi eh, e, e proprio per questo noi eh, svolgiamo convegni, lezioni anche presso le scuole eh, medie, le scuole superiori, proprio per portare questo messaggio molto importante alle generazioni, quelle più giovani. E, e poi ultimamente abbiamo fatto, recentemente abbiamo fatto anche un documentario molto importante eh, che si dal titolo Boschi Toscani, una scomoda, una scomoda verità, dove denunciamo proprio questi tagli eccessivi che sono stati fatti a livello, eh, a livello della regione toscana e in provincia di Siena. Io la ringrazio, andiamo adesso a conoscere qual è la filiera del legno. Grazie a lei. Adesso insieme a Pietro, che è un componente di un'associazione culturale che si chiama Lagorà, ti ringrazio, la ringrazio di essere qui insieme a noi, e la prima cosa che le chiedo è qual è il valore culturale di un bosco. Ecco, diciamo, io sono un fisico, quindi sono abituata a quantificare le cose. Eh, purtroppo però eh, il valore di un bosco è difficilmente quantificabile. Diciamo che una cornice per intendere e poter dare anche un valore economico ai boschi è quella dei servizi ecosistemici. No? Quindi io vado a vedere, ad esempio... Quanto mi costerebbe creare una zona d'ombra che mi crea il bosco per le aree fresche? Oppure quanto eh, legname mi produce un bosco? Quanto carbonio riesce a fissare un bosco all'interno del suo territorio e de de dei suoi alberi? Eh, questo cornice dei servizi ecosistemici viene usata per dare diciamo, un valore economico eh, a degli ecosistemi, cosa che secondo me è profondamente sbagliata perché effettivamente come si fa a dare un valore a una passeggiata nel bosco, a, proprio anche a livello psicologico, mentale, quello che può offrire un bosco. Però anche quando poi gli si va a dare un valore quello che si vede è che la produzione silvoculturale, cioè quindi quella legname... Ma okay, io è proprio questo che voglio sapere, qual è la filiera della produzione del legno? Allora, diciamo che, se andassimo eh, a sommare tutti i servizi che dà il i servizi ecosistemici, la produzione di legname in termini economici, puramente economici, sarebbe circa il 4%, mentre la maggior parte, ovviamente, sarebbe legata a eh, diciamo, valori culturali come la possibilità di fare una passeggiata. Eh, escursioni con guide ambientali, preservare la biodiversità, raccolta funghi, eh, però diciamo: andiamo, se andiamo a vedere poi nella filiera del legno, anche secondo l'IPCC, no? che è la, una, un gruppo di scienziati da tutto il mondo che eh, fanno dei report. Ogni anno, più o meno rispetto a quelle che dovrebbero essere le indicazioni per la gestione degli ecosistemi e per contrastare il cambiamento climatico, è possibile fare una gestione dei boschi eh, in maniera sostenibile, in maniera tale da effettivamente. Uh, fermare, provare a fermare un cambiamento climatico, ma più che altro strategie di mitigazione e adattamento, ad esempio i boschi danno l'ombra e fanno fresco. Uh, al contempo, però, quello che si osserva nelle politiche europee è uh, questa: io la chiamo, cioè, sono politiche energivore, cioè, sono politiche che hanno sempre bisogno di energia. E quindi ora l'energia deve essere rinnovabile, no? E il legno effettivamente è una risorsa rinnovabile. Qual è il problema? È che ovviamente non si tiene conto del tempo che ci vorrebbe a un bosco a ricrescere, no? Dico, io lo taglio e con questo ci faccio l'energia che farei con tot petrolio. Però eh, dico che è rinnovabile senza tener conto dei tempi di ripresa di un bosco, che è una cosa anche a livello biofisico complicatissima da stimare. Aspetta, però la interrompo per un motivo. Ehm, tutto questo non avverrebbe se non ci fosse qualcuno che ci guadagna in questo. Eh, chi è che però ci guadagna seriamente? Esatto, questa è proprio la dinamica classica, no? io dico che queste sono rinnovabili tutto a posto e quindi succede, delle aziende da tutto il mondo eh, perché anche <ride> eh, prendono delle concessioni, le comprano tendenzialmente dai piccoli proprietari terrieri e eh, anche a prezzi ridicoli rispetto a quello che è il valore effettivo di mercato del legname che non ha solo un valore intrinseco dato dal fatto che lo posso bruciare e vendere, ma riceve anche delle sovvenzioni dall'Unione Europea, proprio in quanto energia rinnovabile. Quindi l'azienda che eh, fa il taglio boschivo, e non lo fa direttamente perché ovviamente il taglio lo subappalta a qualcun altro, guadagna eh, in molti modi, dalle sovvenzioni, dal rivendere il legname. Ma anche diciamo, da, con un sistema di subappalti che si concatenano risparmia un sacco sulla manodopera, e molto spesso quelli che troviamo a fare la manodopera nei, nei boschi non, sono, non è personale specializzato, ma persone che gli viene data una macchina e taglia, taglia gli alberi. Quindi ecco, tutta questa dinamica poi si va a inserire in un discorso che, cioè se effettivamente fossero i cittadini del luogo che eh, controllano e gestiscono il taglio dei boschi, come si è fatto da secoli, forse millenni, allora il bosco può essere considerato una risorsa rinnovabile. Se come in questo caso il bosco è trattato come un... In maniera estrattiva, no? come un qualcosa da cui prendere risorse, effettivamente il mio obiettivo principale sarà quello di fare più soldi possibile. E quindi non me ne frega che fra dieci anni questo bosco non sequestrerà carbonio, non farà ombra o sarà tutto seccato perché non, ha, non ho creato un ecosistema stabile. Non me ne frega niente perché tanto io non ci vivo più in questo posto. La famosa logica del profitto. Esattamente, esattamente. Quindi io. Eh, a centro il guadagno dalla vendita, ma al contempo collettivizzo eh, le perdite perché poi tutte le persone che vivranno qui vivranno e pagheranno l'impatto di non avere più un ecosistema stabile. Senta cosa rispondere? Un'ultima domanda a quel luogo comune che dice che fa bene al bosco ogni tanto tagliare. Eh, io ci vorrebbe un forestale per. io sono un biofisico eh, per rispondere adeguatamente a questa domanda, però eh, l'idea è che sì, è vero, ogni tanto, cioè a parte che fa bene è una nostra concezione antropocentrica al bosco, sta benissimo a fare quello che deve e fare. Dove stavo esatto, guardiamo, c'è lì proprio il furgone che trasporta tutti il legname. Certo, ogni tanto fa bene tagliarlo, non a tal punto da poterlo trasportare con dei camion del genere, ecco, diciamo, sono possibili delle silvoculture specialmente locali e sono anche consigliate, nel senso fino a un certo punto. Però qui si osserva una gestione industriale del bosco. Che non è una gestione locale, una gestione, chiamiamola indigena, basata sulle conoscenze del territorio e, e questo ovviamente porta a un degrado dell'ecosistema e anche una perdita di quelli che sono definiti servizi ecosistemici, e cioè non c'è ne bisogno nemmeno di fare delle misure di questo. Cioè, si può osservare chiaramente anche qui, come non ti viene voglia di passeggiare in questo posto, e non fa assolutamente ombra. Quindi, ah, tra l'altro, ovviamente, non avendo una copertura del suolo adeguata. Uh, le successioni ecologiche cioè quelle specie che si sviluppano quando il bosco è più maturo e un bosco più maturo può raccogliere meglio il carbonio, ha un ecosistema più diverso qui vengono tagliati i legni più maturi, si può vedere tipo ad esempio i cerri che nella successione ecologica non sono specie invasive, si sviluppano dopo anni, dopo anni e quindi... Io tratto il bosco senza avere alcun tipo di idea di quella che è l'evoluzione naturale del bosco perché qui in questo terreno sì ci ricrescerà qualcosa sicuramente perché la natura non, non si può fermare eh, però avrà un tipo di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici molto molto più bassa banalmente per l'esposizione al sole. La ringrazio. Abbiamo visto quali sono le cause e soprattutto le conseguenze di questo taglio indiscriminato dei boschi nelle nostre zone. Eh, abbiamo cercato di comprendere quale fosse la filiera del legno e soprattutto quale fosse l'interesse economico dietro a questa filiera del legno. Ma c'è un coordinamento di ben nove associazioni che da anni si occupa di denunciare tutto quello che sta succedendo nei boschi del Terre di Siena. Ecco, siamo andati ad incontrarli per capire qual è il loro lavoro e qual è il loro ascolto tra le istituzioni e tra i cittadini. Adesso di Elisabetta del coordinamento Montagnola Senese. Eh, senta, oggi è il 25 aprile, noi ci troviamo in un luogo vicino, ad un luogo simbolo della, della resistenza. Mi riferisco al Monte Maggio. Mm, anche questo forse sta a significare che questi luoghi sono storia, innanzitutto. Sì, assolutamente, guarda, hai perfettamente ragione. Perché il Monte Maggio è proprio un simbolo della resistenza e dell'antifascismo in quanto appunto qua sono avvenute eh, molte lotte dei partigiani, i partigiani usavano questi boschi per nascondersi e qua tuttora ci sono ehm, degli anelli proprio denominati storia memoria dove appunto le persone vengono o eh, venivano e me, perché abbiamo notizie in realtà gli anni passati dove appunto sono avvenuti dei tagli che che ti dicevano prima, che ti spiegavamo prima, si sono purtroppo queste persone me perse perché sono spesso i terreni dove vengono i disboscamenti così rovinati, così sciupati che addirittura con tutta la sterpaglia e il legname non riescono nemmeno, ma ti parlo anche di camminatori esperti, a ritrovare la strada, e il sentiero. Ecco, noi ci chiediamo, ma veramente questa cosa non ha alcun senso, non solo dal punto di vista naturalistico, ambientale, ma anche appunto dal punto di vista culturale, della, della nostra memoria? Perché in un luogo del genere, in Toscana, oggi il 25 aprile, la memoria è prima di tutto la memoria del nostro territorio, cioè dobbiamo avere la massima cura del nostro territorio. Ora io mi domando, e se guardiamo tutto intorno a noi, ma dove si nasconderebbero oggi i partigiani? Ma dov'è questo bosco a protezione eh, davvero della, della resistenza? Che cosa ne è rimasto? Ecco, questo secondo me è molto importante e Vorrei proprio usarlo come... Eh, metafora di questo. Esatto, di e quest aspetto. come incipit anche del, di quello che portiamo avanti, come ecco, coordinamento. L'impegno che ormai da anni eh, state portando avanti e soprattutto quali sono stati i risultati, se ce ne sono stati, di risultati e quali sono invece gli ostacoli più grossi che certo. avete riscontrato. Allora noi cerchiamo appunto da quando ci siamo costituiti come coordinamento di nuove associazioni di eh, fare pressione a livello politico sugli amministratori locali oltre che tutta una serie di altre attività di divulgazione, anche di denunce se ce n'è bisogno chiaramente di esposti alla magistratura eccetera, per difendere il più possibile i nostri boschi. Perché questo? Intanto perché la Montagnola Senese è un'area un di interesse comunitario. È una ZSC, cioè una zona speciale di conservazione. Cosa vuol dire questo? Che ci sono delle direttive, soprattutto la direttiva Habitat, che sanciscono l'importanza della biodiversità in questi luoghi. Ora, chiaramente, guardandoci tutto intorno, cosa vediamo? Che da un taglio del genere cosa rimane della biodiversità preziosa che era qua? Perché intanto noi vediamo questo, le cataste di legna, ma dopo eh, dobbiamo dirti che verranno sicuramente quando devono portare via le cataste di legna, spesso e volentieri dovunque, qua sulla Montagnola, vengono a cippare in loco, che vuol dire che portano dei mezzi pesanti, dei cippatori e stanno tutto questo periodo, anche in primavera nidificazione, in a cippare tutte queste catastri di legname. Noi per esempio uno dei punti importanti che il coordinamento porta avanti e che spesso e volentieri lo porta come punto di rimente ai sindaci e all'Unione dei Comuni della Val di Merzi che dà l'autorizzazione al taglio di non fare entrare in questi luoghi mezzi pesanti, mezzi che pensa che se circolano sulla provinciale hanno anche bisogno, sono trasporti eccetera. E poi vengono a circolare in un bosco, in una zona protetta. È chiaro che se vengono su questi terreni, denudano il suolo, lo comprimono e in questo suolo la biodiversità è andata persa. Quindi, tutto il contrario della ratio uh, della legge che, che dovrebbe assolutamente proteggere queste zone. Tra l'altro, noi. Più, più volte abbiamo detto ai sindaci che secondo noi, ritornando anche al discorso, scusami ma ne approfitto, no, del 25 aprile, secondo noi c'è anche una mancanza di legalità. Perché per esempio in base alla legge 90 del 2020 bisognerebbe che ogni comune si dotasse di un piano del verde, del regolamento del verde, del censimento del verde e spesso eh, molti comuni anche afferenti a questa zona ne sono carenti. Allora, tutto quello che viene fatto come taglio del bosco secondo noi manca in questo senso, non possiamo, ma poi oggi ci viene detto da tutte le parti, dalle direttive, proprio dall'urgenza dall storica che abbiamo no, a livello climatico che dobbiamo tutelare ogni, anche un minimo pezzettino di bosco che chiaramente non è una singola sommatoria di alberi ma è proprio un luogo che tutela la qualità appunto dell'aria, della nostra acqua il dissesto, cioè è, è la prima difesa contro il dissesto idrogeologico e, e invece vediamo purtroppo secondo noi delle mancanze, allora abbiamo proposto ai sindaci di lavorare insieme a loro, proponendo dei protocolli di intesa. La risposta, ahimè, eh, ci sono state varie dichiarazioni, alcune aperture, però noi siamo quasi a due anni che l'abbiamo proposti e ancora niente, lettera morta. Ora io faccio un appello, quindi ne approfitto, tutti i sindaci, tra l'altro ce ne sono alcuni con cui abbiamo iniziato questo percorso che ad oggi, insomma, fra un mese vanno le elezioni e ci mandiamo ma lo vogliamo proteggere sì o no il nostro territorio? Perché, vedi, questa è una questione morale, importantissima. Cioè qui se no si appalta il futuro, cioè altro che un pezzettino di bosco, è il futuro delle nuove generazioni. Cioè noi veramente stiamo tagliando degli alberi eh, ancora sani che, che sequestrano CO2, che eh, danno ossigeno, appunto, che purificano l'acqua, quindi tutti beni fondamentali per, per la nostra vita e per la vita dei nostri figli, in cambio di cosa? Non rimane nulla poi sul territorio, Sono tutti, eh, eh, ci, ci impoveriscono a noi di un bene tra l'altro collettivo nostro perché... Tutti questi boschi vanno poi ad essere bruciati in Calabria, in, in altre regioni, in Sardegna dal porto di Livorno e è tutta una ricchezza che se non ne va totalmente. Senta, prima mi parlava di normative, ehm, tra l'altro, io so che c'è un paradosso in tutto questo: il fatto che se viene registrato, verificato un illecito eh, in, in questo settore, per verificarlo l'iter giudiziario è anche molto, molto lungo. Beh, l'ammenda è di 3.000 euro, il massimo è 3.000 euro. Guarda, questo è veramente un punto importante, cioè, vedi da questo si capisce quanto poco il nostro legislatore a livello nazionale abbia a cuore l'ambiente, no? perché se si prevede come monte massimo della sanzione 3.000 euro, è chiaro che poi andando a tagliare un bosco, purtroppo molte ditte boschive, ma questo lo vediamo, non me lo invento naturalmente dai dati che ci portano i carabinieri forestali, Molte aziende tagliano anche legalmente, anche fuori dall'autorizzazione ricevuta, perché 3.000 euro è troppo basso, lo calcolano come rischio di impresa e guardando anche, questo ce lo confermano anche i dati Istat dell'anno scorso, ci dicono che purtroppo mh, non dissuade no, questa, questa misera ammenda pecuniaria, perché chiaramente essendo così bassa magari tagliano degli alberi anzi più grossi, un po' di alberi in più, e così ci rientrano come, come, come monti appunto di, di, poi di guadagno che hanno le ditte boschive. Quindi assolutamente ci vuole proprio una presa di responsabilità dal territorio, dai sindaci, dalle amministrazioni locali che, ripeto, si devono dotare di questi strumenti e prenderla come una questione prioritaria per il territorio e non. Anche per i proprietari, alla fine il guadagno è veramente minimo e non si può pensare che il territorio, per esempio, nella Montagnola Senese ci sono molti appezzamenti privati, no? pur essendo come ti dicevo un SIC, una ZSC eccetera però poi quello che succede al bosco va a ricadere sulla collettività metti caso appunto, nel comune di Monterigioni anche succede qui tagliamo il terreno denudato, arriva una pioggia che dilava poi sulla provinciale arriva la fanghiglia, si allaga la strada cioè il terreno non tiene più, c'è un dissesto idrogeologico e chi ne paga? La collettività, anche il comune quindi proprio manca lungimiranza su questo tema da tutti i punti di vista ed è troppo importante Oltre al fatto che dal punto di vista um, climatico, della CO2 non ha alcun senso bruciare biomasse. Cioè, ci dicono i dati che, pensate, bruciare legna vergine produce più CO2 di bruciare il petrolio. Ora, voi capite questo dato quanto è importante. Come fa a essere una fonte sostenibile se produce più CO2 delle fonti fossili? In un anno si producono, bruciando legna, 415 milioni di tonnellate di CO2, che è pari praticamente alle emissioni di paesi molto grandi come la Polonia, per esempio. Quindi non può assolutamente continuare questa cosa. È importante... Dare uno stop e questo stop deve venire dai territori, dagli enti locali. Ecco, lei mi faceva riferimento a, a, alle risposte che avete ricevuto dalle istituzioni. Qual è stata invece la risposta che avete ricevuto o state ricevendo dalla popolazione? Guarda ti dirò, eh, e questo ci dispiace per quanto riguarda le istituzioni, perché da quando stiamo operando come coordinamento in realtà ehm, molte delle formazioni sociali del territorio, anche le più importanti anche a livello scientifico, per esempio l'Università di Siena in questo senso eh, ci appoggia e ci dà manforte ma per forza perché comunque noi siamo ambientalisti scientifici, cioè a livello scientifico tutti i dati confermano quello che diciamo. L'anno scorso, in occasione del convegno organizzato dall'Accademia dei Fisiocritici di Siena, nell'Università di Siena, in occasione della giornata sulla biodiversità, siamo stati invitati proprio a fare una relazione su questo disboscamento e sull'impatto sulla biodiversità. Quest'anno, lo stesso il 17 maggio, anzi ne approfitto te lo dico, il 17 maggio al mattino all'Accademia dei Fisiocritici faremo un'altra relazione sempre su questi temi come coordinamento montagnola senese. Quindi... Dal punto di vista scientifico abbiamo un riscontro, dal punto di vista anche mediatico, cioè giornalisti, non solo te ma altre, altre situazioni, altri giornali, ci ascoltano, ehm, riportano quello che diciamo e le associazioni, notiamo anche associazioni culturali di giovani che eh, noi, come diceva Gaia, andiamo nelle scuole, quindi troviamo un riscontro da questo punto di vista. L'unica parte dove troviamo grande inerzia, se non inedia, proprio non voglio dire opposizione, ma comunque stare fermi e non fare niente è eh, nei fatti un'opposizione è purtroppo la parte politica. Ora noi confidiamo, per esempio l'assessore all'ambiente del Comune di Siena ci ha dato un'apertura circa questo protocollo d'intesa. Speriamo e confidiamo che questa cosa vada avanti al più presto. Senta, abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata, definiamola così, parlando di ricorrenze, quella del 25 aprile. Pochi giorni fa invece è stata la giornata mondiale della terra. Come può la Montagnola e la nostra provincia aiutare? Quegli obiettivi di quella giornata guarda, la prima cosa, la più importante di tutte sarebbe appunto smettere di tagliare, cioè considerare proprio i nostri boschi come um, qualcosa di sacro alla stregua, pensa a quanti beni culturali e artistici noi abbiamo a Siena, no? È una città d'arte, è una città storica. Se dobbiamo restaurare un qualsiasi bene o addirittura se in un piccolo paese bisogna restaurare una casa. Ci sono tutta una serie di eh, strumenti urbanistici e, e si cerca di usare tutti i mezzi no, per preservare dei beni architettonici. Vengono chiamati i migliori magari restauratori in ambito nazionale per restaurare un bene senese, eccetera. Il bosco, il territorio, deve essere trattato con la stessa cura. Bisogna portare, per esempio, anche a fare manutenzione del bosco, anche a tagliare laddove ce n'è bisogno, delle persone che a livello di ingegneria naturalistica siano in grado di preservare e di non fare danno. Perché mi parli della giornata mondiale della terra e ti ringrazio, cioè questo è il nostro bene, bisogna veramente iniziare da noi stessi, inutile andare a pensare all'Amazzonia all se poi dietro casa nostra si fa la stessa cosa davanti a tutti e nessuno fa niente. Cioè questo è il primo bene, è intanto eh, in Italia, mh, guarda l'Italia ha maglia nera per il numero di persone che muoiono a causa dell'inquinamento delle polveri sottili. Gli alberi sono dei grandi sequestranti di polveri sottili, non solo di CO2, proprio anche di quelle polveri più impattanti per la salute umana, no? parlo di, di ossine, insomma prodotti di oxin like, eccetera. Possibile che noi tagliamo con questa facilità invece di preservare un bene così importante. Questa è la nostra prima difesa per la terra. Smettere di tagliare i boschi, conservarli, così a cascata conserviamo anche i nostri beni idrici, i fiumi, la qualità delle acque e, e anche il terreno, proprio il suolo. Quindi è, è qualcosa che veramente sta alla base del nostro futuro. La ringrazio. Grazie a te.